Happy birthday, dear Avril. Happy birthday to you. Il vlog di oggi comincia un pochino più tardi del solito, perché il mio amico Abe, che abbiamo in realtà conosciuto tutti quanti l'altro giorno, mi ha scritto e mi ha detto: perché non vieni giù nella zona di Brooklyn, Dumbo, zona che non conosco, per fare qualche foto al tramonto, che è fighissimo da qua, poi ti faccio vedere un po' di zone. E ho detto: va bene, arrivo. E quindi sono le 4 del pomeriggio, il tramonto è alle 6, vado a prendere la metro, che è una dimensione piuttosto affascinante a New York. Mi hanno detto tutti che era super complicata da usare. In realtà con Google Maps alla fine devo dire che mi sto trovando abbastanza bene. Cioè guardi, capisci. Ok, la metro blu che serve a me è per di qua. Comunque appunto, molto semplice in realtà. Google Maps, trovi l'ingresso giusto, c'è sempre scritto tutto il nome, devi controllare che sia l'angolo giusto. Però una volta trovato quello, scendi. Puoi pagare sempre in contactless, sto facendo così. Per cui non so neanche il prezzo, non l'ho mai controllato, ma ve lo scriverò qua. Altrimenti ti compri la MetroCard e passi quella alle macchinette. Ma voglio dire, siccome c'è il contactless, alla fine è comodissimo così. Tipo, questa è l'ingresso sbagliato. Credo che quello giusto sia al di là della strada. Eccolo qua. Poi ci sono tutti gli scanner. E poi direzione downtown Brooklyn. E trovi il punto giusto. Yeah. Oh wow. Almost every phone. I was being antiquated. I'm like, no, you're it's not about they have like they're like all screen and they can sleep. Oh, but it still has the computer in it. Yeah. In un giro di 20 minuti comunque sono arrivato qua sotto. Ottima metro anche qua a New York. Vorrei andare a vedere lo Skyfall. Voglio provare un cinema qua. Cioè, sicuro andrò a vedere un po' di film, anche perché uscirà Spider-Man. Ho mai visto una scala mobile così stretta? Ci sta una sola persona per volta. Per uscire non devi ripassare nessun biglietto. Tipo, quello è il ponte di Brooklyn, credo. Quindi andiamo a incontrare Abe. Questa comunque è Brooklyn. L'aria che si respira mi piace. Cioè, Manhattan è lì dietro alla fine. Però, non lo so, mi sa di tranquillità. Bello. Anche qua stanno cominciando ad arrivare i palazzoni, eh. Dobbiamo attraversare la strada. Wow, ma che spettacolo. Brooklyn e Manhattan. Essere a New York è un po' come essere in un parco divertimenti. Cioè, giri l'angolo e hai degli scorci. E porca miseria, incredibili. Cioè, guardate che roba. Ecco perché è la città perfetta per me. Perché è un parco divertimenti in realtà. Io sono innamorato. Quant'è che sono qua? Una settimana? E questo quartiere si chiama Dumbo. Cioè, dubito prenda il nome dall'elefante. Io ero stato là sopra e adesso sto passando sotto al ponte di Brooklyn. Tipo un coso di ferro e basta, con una strada appoggiata sopra. Non lo so come fa a stare su questo. Cioè, sembra... E io dovrebbe essere per qua. Oh, eccolo qua. What's up? Hello. Quindi loro hanno sostanzialmente realizzato questo video in 48 ore per l'università, ovviamente, e me l'hanno fatto appena vedere, l'ho guardato, è fichissimo, cioè il giro di 48 ore. Vi ricordate i video che facevo con l'intro e tutte le robe particolari? Magari loro potrebbero aiutarmi. I was saying that I'd be able to do something like that in the future. Yeah. We'll see. We'll see. We'll see. We'll see. In ogni caso ora andremo a esplorare un po' tutta la zona qua intorno e a fare qualche foto al tramonto, che deve essere veramente bello, anche perché c'è una vista incredibile di Manhattan, come già abbiamo visto venendo in qua in realtà. Quindi andiamo a esplorare. See you guys. Bye. Can I see you? Like, how beautiful is that? Exactly, let's go to the pier. Ok, qua c'è un carosello, ci sono spesso nella città. Che miseria, che spettacolo. That's amazing. Wow. Oh, over on, ok. So Spider-Man is there. Oh yeah, probably. Right. Quindi Brooklyn Bridge, Manhattan Bridge e quello laggiù è il Queens Bridge, quindi quello che va nel Queens. Wow. So you live here in Brooklyn? No. I live in Queens. Oh, Queens. Yep. So you're Spider-Man. Every time I hear about like Queens, I'm always like Spider-Man. I'll bring you to Queens. Oh yeah, I want to go there. Absolutely. For sure. Brooklyn seems great. Brooklyn is the place for, I would say, like hipster, like people, oh yeah, arts, like, you know, it's a different vibe than Manhattan. Okay. Because Manhattan like more like hustler, like business team. Working hard. Exactly. Siamo dall'altro lato del ponte di Brooklyn e like
That's such a like a dream, yeah. Right? Like... Yeah, it's like wow. It's like a painting. Oh, questi sono i traghetti che ti portano da un lato all'altro. Funzionano proprio un po' come la metropolitana, $2.75 se non sbaglio, che è lo stesso prezzo che hanno i biglietti della metro, ho scoperto. È veramente splendido. E laggiù, come avete visto, c'è la Statua della Libertà, dietro a quel palo al momento. So Abe was talking about this video, he was like, this is a great spot. And he was like look up, and it's here. Wow. And he was saying that it's not like a place that people know about. Yeah, it's a secret. I need to do a jump here. La vedrete sul mio Instagram @EfremLamesta. È l'ultimo spot che stiamo andando a visitare. Voi lo state vedendo dietro di me, in realtà è super famoso, lo vedi in ogni foto su Instagram, ed è questa immagine tra i palazzi del ponte di Brooklyn. E infatti ci sono palati di persone qua a scattare la famosa foto col ponte. Anche perché i palazzi sono rossi, il ponte è questo, ha questo azzurrino. Scusate, non il ponte di Brooklyn, questo è il ponte di Manhattan. Ed è veramente bello. Quartiere Dumbo. You're saying I gotta get a picture here? Of course. Yeah. Puoi anche vedere l'Empire State Building da qua, cosa che non avevo mai realizzato, esattamente al centro là sotto. Il fatto che si veda l'Empire State Building perfettamente al centro, dal centro della strada. Pensavamo prima con Abe che... Cioè, non possono averlo fatto in maniera... casuale, dai, l'avranno per forza programmata questa roba. Comunque sia, abbiamo scattato un po' di foto, abbiamo visto un po' di luoghi e ora andiamo verso cena. Oh, hi! Hi! Happy birthday, dear Ephraim! Happy birthday to you! Oh, you're very good! Thank you! Yeah. Thank you, guys! Volevamo far cena da Shake Shack, ma sembra chiuso. Vediamo, scopriamolo. Ok. Sono aperti. Era un sacco che non mangiavo da Shake Shack. L'ultima volta ero a Londra. Ora fatemi scegliere cosa prendere. Penso prenderò quello vegetariano. Adesso valuto. E in America, come al solito, c'è l'acqua gratis, la tap water, quindi l'acqua del rubinetto fondamentalmente, però è sempre abbastanza buona. E puoi prendertela qua gratis, quindi quando vai nei locali non devi chiedere per forza la bottiglietta d'acqua, ma puoi anche solo prenderti l'acqua in questo modo e risparmiare. Ed eccoli qua, purtroppo dentro è chiuso, quindi andiamo a mangiare da qualche altra parte. Panino, limonata. Amo la limonata, è proprio una delle mie robe preferite in assoluto. In Italia non ce l'ha mai nessuno. Sono proprio solo limoni spremuti e ghiaccio, zucchero. Però è assurda questa roba. E invece qua è ovunque. Thank you. Ok. By the park there's some benches. Ok, let's go. Ok, yeah. That's a good idea. Andiamo verso il parco, così c'è una bella vista. Porca miseria, questo è... Wow. Cioè, capite? Questa città è incredibile. C'è il ponte di Brooklyn. Io sono senza parole. È un parco divertimenti questo posto. Non... Wow! Wow, that is no word. Wow. Yeah, no other words. Sembra super buono. Poi con questa vista è qualcosa di magnifico. Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito! Shake Shack è sempre incredibile. Gelatino, vediamo se è buono quanto il gelato in Italia. Ok, buono. È buono. È buono, è gelato, sa di gelato. È molto, sa molto di burro. A Moccio piace questo elemento. Molto burroso, ma buono. Approvato. Perché un cucchiaio con un codo? Non lo so. Si torna a casa. Anche di notte comunque bellissima New York. La prima uscita a New York di notte. Guys, I'll see you soon. Bye. Ok, ora me ne torno a casa, vado a riprendere la metro. All'andata c'era questo tizio che mi si è fermato a parlare, quindi non sono riuscito a mostrarvi più niente. Però insomma, vabbè, è una metro normalissima e funziona abbastanza bene, secondo me, per ora, da quel che ho visto. Solo le entrate sono un po' confusive, perché qua c'è l'uscita e là dovrebbe esserci l'entrata da qualche parte. Adesso per tornare su, devi solo entrare nella direzione giusta. Tipo, ora non sto trovando l'entrata della metro. Ho fatto il giro di tutto il parco perché Google Maps dice che è lì. Ma evidentemente sarà più avanti sulla strada. 15 minutes later. Ci credete che ho girato letteralmente 15 minuti per trovare l'entrata giusta della metro? E ancora non sono così del tutto sicuro che sia questa, ma non ce ne sono altre, per cui... Ma si conferma, a volte può diventare un po' complicata. Cioè, è la metro più vecchia del mondo, quindi... Vedete, dovrebbe essere questa. Però High Street Station... Proviamo, vediamo cosa succede. A tutti i treni non mi aiuta. Di nuovo le scale mobili minuscole. Non lo so perché non sono ancora sicuro sia questa. Devo solo vedere Manhattan come direzione. Però è l'altro lato, quindi in teoria dovrebbe essere corretto. 15 minuti, eh?
Io devo andare da A e C, quindi potrebbe essere giusto di qua. È sempre più inquietante. Ok. Il 168, ce l'ho fatta. È questo. Mamma mia, che complicazione. Ritiro tutto quello che ho detto, anche con Google Maps è un casino. Perché non si segnava il posto giusto dove entrare. Dovrei quasi esserci. Missione compiuta. Sono praticamente a casa. È stata veramente tosta trovare l'ingresso. Non pensavo, cioè, finora non ho mai avuto grossi problemi. Il punto non è tanto orientarsi, perché tutto sommato, ma sì, è anche complicato orientarsi una volta che sei entrato. Però trovare proprio l'ingresso ci ho messo 15 minuti, altri 5-6 minuti buoni a capire in che direzione andare, perché non compariva il cartello. Poi ho associato e 168esima strada va su verso Manhattan, quindi ho capito. Vabbè, comunque ce l'ho fatta, posso chiamare questo video, mi sono perso a New York di notte. Però affascinante. Casa dolce casa.